Troviamo sicuramente un progetto molto più umano, molto più sincero e ho avuto bisogno, ho sentito l'esigenza di eliminare alcuni schemi, alcune barriere che mi ero autoimposto e è nato tutto da bisogno di raccontarsi, ecco, cosa che magari in precedenza facevo meno, magari trovavo più metafore. Il mio approccio in studio nascono insieme le due cose. Con Daffy iniziamo a suonare e poi nasce da sé. Inizio a cantarci sopra e si costruisce. È raro che o mi arrivi prima la base o che abbia prima un'intuizione io nello scrivere. Nasce un po' nella fusione delle due cose. La prima che è nata, sicuramente da cui è partito tutto il viaggio, è stata Profezia. E da lì è partito l'Incipit, mentre prosegue, diciamo, il filone con Funerale mio perché parla, è una dedica alla rabbia, ecco, che è una cosa che mi ha sempre caratterizzato e che ha trainato tutto il resto del viaggio del disco. Ma in realtà ho avuto un periodo in cui proprio non l'avevo, ero privo di questa cosa qui, ero molto più sereno. Poi sono successe determinate cose per le quali mi hanno suscitato questa emozione in modo molto forte e più delle volte vorrei contrastarla, è un po' difficile, però ci stiamo lavorando, ecco. Ma diciamo Profezia e Funerale mio li ho scelti Profezia perché appunto è partito tutto il viaggio da lì, mentre Funerale mio per il tema trattato nel pezzo ho deciso di anticipare, mentre per quanto riguarda Anima avevo un po' l'imbarazzo della scelta perché abbiamo cercato di unicizzare un po' tutti i pezzi, ci saranno diversi colori all'interno del disco e abbiamo scelto questa. È per sbloccarsi, diciamo, l'ho utilizzata come valvola di sfogo sicuramente nell'esprimere vari racconti tramite i colori e sicuramente la tela bianca sta a significare che a sto giro non ci sono sceneggiature, non ci sono schemi di nessun tipo, il contenuto è proprio la mia persona, cosa che ho sempre bypassato. No, però ho iniziato. Mi ha stimolato, ogni tanto mi metto, prima non lo facevano. Sono due mondi completamente diversi, che amo allo stesso modo e hanno due diverse tipologie di processo creativo e di immersione. E sicuramente l'uno stimola l'altro, ma allo stesso tempo se giro un film in cui devo stare 6 mesi lontano da casa, in quei 6 mesi non posso essere in studio per ovvie ragioni e se sto lavorando a un album, magari mi capita di dover dire no ad alcuni progetti che mi vengono offerti e quindi mi stimolano a vicenda ma vanno in contrasto a volte. Ora mi piacerebbe, se proprio devo dirtene una, doppiare, cioè nel senso io sono fan dei film in lingua originale perché da attore comunque mi piace vedere la vera interpretazione, ma ho sempre avuto il fascino comunque dei doppiatori, soprattutto italiani, che penso che siamo tra i più forti. E io magari in primis mi piacerebbe farlo, però ho avuto l'onore e il piacere di lavorare con Francesco Pezzulli, che è il doppiatore di Leonardo DiCaprio, Jesse Pinkman, vari personaggi molto importanti per il trailer dell'album. Quindi, tra virgolette, ho cercato di fare anche quello. È molto energica, come al solito, e a sto giro ci potremo anche scatenare, non avendo il Covid di mezzo. Sarà che ai tempi, no? È stato un po' un blocco questa cosa per quanto riguarda questo aspetto, ma sicuramente sarà un approccio diverso perché ho intenzione di portare strumenti a questo giro e non mandare la classica base dalla console e spero di divertirmi insieme al pubblico finalmente a dovere scatenarci, ecco. Ma zero aspettative per il momento, sono curioso paura no, però sono curioso del riscontro che avrò dal pubblico. Diciamo tradizionale, quello che ho avuto fino adesso, perché comunque l'approccio alla musica che ho avuto per questo progetto è molto diverso rispetto ai lavori precedenti e chissà, chi si avvicinerà sarà il benvenuto, ecco. Speriamo di spaccare tutte le live. Questo semplicemente, ci concentriamo tanto per quanto riguarda questo aspetto qui.